Mi raccomando, dopo aver visto il video e quindi dopo aver seguito e ascoltato la mia classifica, la mia top 5, scrivetemi qui sotto la vostra, dalla quinta alla prima posizione per quanto riguarda le carriere che ho fatto io, che preferite. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video. Dunque, in questi anni, sono quasi 7 ormai di mia avventura su YouTube, c'è stata una serie che ha caratterizzato il canale più delle altre, lo sapete, è la carriera, non è mai mancata, anche quest'anno che inizialmente non sarebbe dovuta esserci, poi l'ho portata sotto forma di racconto ed è anche quella che vi piace di più, che piace anche a me di più, quella che mi ha permesso di allenare la mia passione nella telecronaca e quella che magari ha permesso a voi di conoscermi meglio. E allora in questo video, ci ho pensato, cioè era un po' che ci pensavo e alla fine ho detto vabbè, facciamolo, ve l'ho fatto indovinare tra l'altro su Instagram, nelle storie, seguitemi. Per restare innanzitutto più aggiornati, ma poi appunto anche per avere la possibilità di rispondere a questi sondaggi che vi faccio. Ma comunque è una classifica dalla quinta alla prima posizione, magari dandovi anche qualche aneddoto che non conoscevate. E allora, senza perderci in chiacchiere, mettetevi comodi perché vi presento le mie 5 carriere più belle. Allora, era il 2014-2015, quindi FIFA 15, secondo mio anno su YouTube, primo in modo importante perché vi ricordo che su FIFA 14 io non avevo neanche una scheda d'acquisizione, cioè mettevo la telecamera davanti al televisore, mi mettevo dietro e parlavo. Sì, era abbastanza trash come cosa. Comunque sia, FIFA 15 era già uno step importante, perché se l'anno prima, nonostante la qualità becera, venivamo da una stagione importante, perché eravamo riusciti a fare il triplete, se non ricordo male, con la Roma su FIFA 14. Ricordo quel gol in finale di Champions al Barcellona con José Rodríguez, che poi in realtà credo sia José la pronuncia corretta, ma io lo chiamai José con la voce da 14enne. Recuperatevi il video su YouTube. Insomma, non era semplice FIFA 15 per continuare su quell'onda lì. Proviamo il Tottenham, una brevissima parentesi che non ha successo, la carriera non prendeva me, non prendeva voi e quindi torniamo in Italia. Dove si va? All'ombra dell'Artemio Franchi di Firenze. Carriera che onestamente a me è piaciuta tanto e anche per come si è poi strutturata, per come siamo riusciti a metterla in piedi, non è stata tutta rosa e fiori, anzi, tutt'altro. Ricordo che arrivammo in estate tra mille polemiche, anche perché comunque bisognava fare un mercato importante, spendemmo tanti soldi per Zaza che non convinceva molti, ma poi rispose sul campo, capocannoniere se non sbaglio sicuramente della squadra e non solo in campionato, ma anche in Europa League, perché la vera cavalcata di quella Fiorentina fu proprio in Europa. In campionato l'obiettivo era di arrivare terzi per qualificarsi in Champions League, perché ovviamente su FIFA 15 andavano ancora le prime tre, la terza ai preliminari. E non ci riuscimmo perché arrivammo sesti, se non sbaglio, però vincemmo l'Europa League. Prova da che ci è arrivato, Simone, Simone, a casa! E in teoria, vincendo l'Europa League, tu sei di diritto qualificato in Champions. Ora, tendenzialmente poteva anche essere così, ma non lo sapremo mai, perché la società deciderà di esonerarci. Quindi noi dopo una stagione, sì, in cui siamo arrivati sesti in campionato, ma soprattutto dopo una stagione nella quale abbiamo vinto l'Europa League e quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions, veniamo esonerati. E ci sposteremo poi sulla panchina del Livorno, arrivando così fino all'estate, molto tirata via la cosa, e poi ripartiremo su FIFA 16 alla grandissima, ma della carriera su FIFA 16 ne parleremo più tardi. Ecco, tra l'altro sto registrando da più o meno 10 minuti e mi sono appena reso conto di aver lasciato aperta la scheda di Audacity dietro, ma farò finta che insomma sia una cosa voluta. Alla quarta posizione facciamo un salto nel tempo clamoroso, 4 anni più tardi, da FIFA 15 a FIFA 19, un Federico diverso, è un canale decisamente cresciuto, è un'avventura bellissima, quella con Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Ho notato peraltro che su Instagram in molti hanno separato Borussia Dortmund e Atletico Madrid in due posizioni diverse, ma io non vi ho chiesto la squadra e quindi posizione in base a quello, ma posizione in base alle carriere. E se ci fate caso, Borussia Dortmund e Atletico Madrid fanno parte della stessa carriera, come la Fiorentina e quel Livorno lì. Su FIFA 19 noi arriviamo da una splendida avventura, come nel caso della Fiorentina, con la Roma. Scelgo io un progetto ambizioso, affascinante, come il Borussia Dortmund,
la classica squadra che comunque sia non è scarsa, cioè non parte da una base medio-bassa, non l'ho mai fatto nelle mie carriere, fateci caso. Insomma, una squadra affascinante, una bella storia, che non sia neanche una che vince tutti gli anni, però, perché il Dortmund effettivamente, in quanto a trofei, malino. E noi riusciremo nella prima stagione a qualificarci clamorosamente in Champions League. Ricordo, eravamo sesti a 3 giornate dalla fine. Poi arriviamo a pari punti al quarto posto con l'Hertha Berlino, se non ricordo male, e ci qualifichiamo noi dopo un clamoroso pareggio sul campo del Mönchengladbach. In Champions il primo anno usciamo, quindi malino, il secondo riusciamo a vincere sia la Coppa dei Campioni sia il campionato, con un testa a testa con il Leverkusen, con un Marco Reus in forma clamorosa, con un gran mercato, con Hakim Ziyech, insomma un po' tutti. Tutto bellissimo, poi che succede? Succede che decidiamo di cambiare aria. Siamo all'inizio dell'estate 2019, il progetto a Dortmund è ormai concluso e quindi ci spostiamo, come avevamo già fatto su FIFA 14, all'Atletico Madrid. Una stagione secca, vediamo poi che cosa succederà. Stagione all'interno della quale ci divertiamo tantissimo, facciamo molto bene, ma soprattutto stagione che passa alla storia del mio canale YouTube, perché poi ufficialmente doveva essere anche l'ultima, o quantomeno resterà come l'ultima stagione della carriera 1.0. Voglio rimarcarla questa cosa. L'ultima partita, la finale, la Coppa del Re contro il Real Madrid, quindi derby in finale, è stata preceduta da un cameo che ho avuto l'onore di registrare con Stefano Borghi, uno che di Liga si intende, noto telecronista di DAZN. Per cui non sono aggiornato, quello che ti posso dire è che l'Atletico Madrid vince i derby quando riesce a superare mentalmente e a livello di cuore l'avversario. Se la butti sul piano tecnico la vedo male. Comunque, scusate se lo faccio a metà video, ma alla fine ho deciso di togliere Audacity, anche perché avevo preparato la sezione Le mie carriere, che trovate sul mio canale YouTube, autospam, cioè una cosa meravigliosa. Ma andiamo avanti! Saliamo sul podio, ma torniamo indietro cronologicamente per quanto riguarda i FIFA, perché da FIFA 19 torniamo indietro di un anno, FIFA 18, e lo sapete, tanto perché ve l'ho già detto poco fa, ma perché è stata una carriera comunque indimenticabile. Prima vi ho accennato anche FIFA 16. Perché è importante FIFA 16? Perché lì iniziamo un progetto. Iniziamo con l'idea di voler fare il triplete. Triplete che però su FIFA 16 non arriva. È un qualcosa di incredibile. Ci proviamo, una volta vinciamo solo il campionato, la volta successiva riusciamo a vincere la Champions, ma ci manca qualcosa per la Coppa Italia. Anche il terzo anno è così, soprattutto il terzo anno è così. Ricordo la finale contro l'Arsenal vinta ai rigori, poi però con la Juve, la maledizione di quella finale contro la Juve in Coppa Italia, persa l'anno prima e ripersa quell'anno lì. E quelle mie parole. Spera, è caduto la tua. La storia si ripete. E questa volta non ci sarà rivincita. Ed è impossibile da mandare in giù. Ecco, io credo che la carriera su FIFA 18 inizi proprio in quel momento lì, in un caldo pomeriggio di settembre 2016, perché poi su FIFA 17 ci sposteremo, andremo al Leicester. Sarà un'avventura incredibile, ma che non ci regalerà il triplete. Tant'è vero che io quando lascio Leicester dico chiaramente nella conferenza stampa che vi ho portato, l'obiettivo è fare il triplete a casa mia, a Roma. E quindi noi torniamo proprio nella capitale con quell'obiettivo lì. Il primo anno non va, il secondo anno non va e sembrava ormai finita anche lì, perché il tempo era poco, perché io avevo gli esami di maturità, perché eravamo già in estate. Poi decidiamo di fare la terza stagione. E la terza stagione è la poesia allo stato puro. Questa è una delle carriere migliori in assoluto che io abbia mai fatto, secondo me. Anche come trama, se vogliamo, no? È la chiusura di un cerchio, è il ritorno di Kanté scoperto su FIFA 16, lui che segna in quella finale di Champions contro il Bayern Monaco, vinta poi, se non sbaglio, 3-1, insomma, quel triplete e quelle emozioni davvero reali e palpabili anche dall'altra parte dello schermo. Al secondo posto e con la medaglia d'argento troviamo la carriera di quest'anno. Proprio la carriera di quest'anno. E qui devo ringraziarvi, perché il merito è vostro e adesso vi spiegherò perché.
Dunque, è un qualcosa di nuovo. Siamo già a Carriera 2.0, anzi neanche, è un tramite. Perché inizialmente non doveva neanche essere una serie. Doveva essere un video singolo in cui vi raccontavo la mia stagione fatta in modo personale, la mia carriera personale di quest'anno. Poi però che succede? Succede che il video va benissimo, succede che io mi fomento, succede che la Roma di FIFA 20 continua ad essere raccontata. E quindi ci divertiamo nella seconda stagione, alzando al cielo la Champions League e la Coppa Italia, ma non riuscendo a vincere lo scudetto, che quest'anno sembrava davvero, insomma, lo sapete tutti, la vera Champions, no? la vera impresa. Terza stagione, di nuovo Champions League, non Coppa Italia, non campionato, anche se in quel caso l'abbiamo sfiorato, perché se nella seconda stagione l'obiettivo era il quarto posto, nella terza era già stato fatto lo step successivo. Poi la quarta stagione, tutti sapete com'è andata a finire. Anzi, ve lo faccio un attimo rigustare. C'è Ken centrale, palla per Moise, prova a prendere il tempo a fuggire. È andato Verskaren, la palla è buona. Può correre Iari, in area, Verskaren! Può essere lui, l'uomo del destino. Iari Verskaren, a 20 dal 90esimo. La Roma è in vantaggio. La Roma è in vantaggio. Ecco, questa carriera secondo me merita questo secondo posto. Forse meritava anche qualcosa in più, ma al primo c'è un qualcosa di insuperabile. E molti di voi avranno già capito, cioè tutti, credo. Quella con il Leicester, secondo me, è la carriera perfetta. Nel momento perfetto, con quella squadra perfetta per fare imprese. Quel Leicester lì era la squadra che più si avvicinava e che più si avvicina alla carriera di Federico Marconi. La squadra che inaspettatamente ti fa l'impresa. La squadra che nel 2016, con Claudio Ranieri, riesce a vincere clamorosamente la Premier League. E allora che succede? Succede che nella mia testa Ranieri deciderà di lasciare, di andare via da vincitore. E subentrerà questo Federico Marconi, arrivato dalla Roma, insomma campione d'Europa, purtroppo appunto senza triplete, come vi dicevo prima. Le Foxes avevano stupito con Ranieri e dovevano riconfermarsi con Marconi. Primo anno male in Premier, perché arriveremo sesti o quinti se non ricordo male, ma comunque sia fuori dalla Champions, in Europa League, e questa è importante come cosa. Vinceremo, se non sbaglio, l'FA Cup il primo anno, arriveremo in finale di Champions, questa segnatevela, e affronteremo il Barcellona. Sorteggio favorevole, quindi ci poteva stare, sulle ali dell'entusiasmo dell'anno prima, arrivare anche in finale di Champions. Così come ci può stare perderla quella finale, perché segnerà Messi, finirà 1-0. Se nella prima stagione comunque si mettono buone basi per il futuro, nella seconda succede qualcosa di incredibile. Perché le Foxes giocano su più fronti. In campionato c'è il sogno, ma dipenderà da molti fattori. In FA Cup purtroppo usciamo, mentre riusciamo a vincere la Coppa di Lega. L'Europa League si mette bene, diventerà nell'arco dei mesi obiettivo ufficiale, quindi vincere l'Europa League è il nostro input stagionale. A gennaio arriveranno due colpi clamorosi per l'efficacia. Poi uno come nome, N'Golo Kanté, scoperto l'anno prima su FIFA 16 con la Roma, quindi si ripassa da Kanté, che tornerà anche su FIFA 18 e che è tornato poi anche quest'anno su FIFA 20. E poi un certo Corentin Tolisso. Adesso è tutto un altro Leicester. Tolisso dentro da Musa, calcio difficile, ma tocco di ritorno splendido ancora per Corentin Tolisso, che ha sbagliato una volta, ma non la seconda. E allora è Leicester, Mares, rientra in partita. Tolisso va a prendere posizione al centro, viene servito come sempre Corentin Tolisso, 2-2. Il Leicester non muore mai. Attenzione che corre Musa, attenzione che non lo prendono. Musa ha saltato un uomo, ha sempre Musa, che è costretto a tornare indietro. Però non è finita con Mares, che vuole il pallone largo. Posizione regolare di Mares, che deve andare all'altra versione. Arriva ancora verso Tielemans, Sciorluca. Prima di Tielemans, poi Denisov. Allontana malissimo, Dembele dentro per Tolisso, che lotta. Tolisso! 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 3-2 per il Leicester. Tripletta di Tolisso. Qualcosa di pazzesco, fino ad arrivare alla finale. Una clamorosa finale, alcuni se lo ricordano, altri magari non lo sanno proprio, contro il Barcellona, lo stesso affrontato l'anno prima e che mai avremmo immaginato di rincontrare in Europa League, perché non succede mai che il Barcellona esca ai gironi di Champions. Eppure quell'anno sì,
Europa League, finale contro il Blaugrana, vinta 3-1. E quella partita, quella notte, la notte della rivincita, sarà soltanto la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile. Una stagione all'interno della quale il Leicester riuscirà anche a vincere il campionato, grazie a una rimonta nella finale di stagione, ma soprattutto a un gol di Vardy alla 38esima giornata allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea. Insomma, uno dei gol più pesanti delle nostre carriere. E voilà, questa era la mia classifica, dalla quinta alla prima posizione, le mie carriere più belle, gusto ovviamente personale. So che su Leicester siamo quasi tutti d'accordo, perché ho letto molti vostri messaggi, molti vostri pareri, però ovviamente solo quelli di Instagram, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo, ma soprattutto io mi auguro che non lo siate, perché voglio 500 commenti con le vostre classifiche. Vi ricordo al volo, prima di salutarvi, due cose importanti. Una, più che un ricordo, è una comunicazione, perché sabato sera sarò in live con Napoli-Inter, ve la racconterò, e poi domenica usciranno chiaramente gli highlights sul canale, semifinale di ritorno di Coppa Italia, perché sta tornando il grande calcio. E poi vi ricordo di seguirmi su Instagram e vi ricordo che prossima settimana partirà anche una nuova serie sul canale, oltre al racconto delle vostre carriere, che chiaramente tornerà molto presto. Detto questo, io ho finito, mi fermo qui, un bacione, never give up e bella ragazzi!